Pace e bene a tutti, bentornati al nostro appuntamento con la santità. Oggi 3 agosto ricordiamo Sant'Aspreno di Napoli. Ascoltiamo. Aspreno nacque nel primo secolo a Napoli e della sua vita si hanno poche notizie. Si narra che San Pietro, fondata la chiesa di Antiochia, si mise in viaggio per Roma e lungo il cammino incontrò una vecchietta di nome Santa Candida la Vecchia, la quale promise di adorare il Signore se fosse guarita dal suo male. Pietro guarì la donna ed ella gli presentò Aspreno, un suo amico malato, che fu guarito e poi battezzato. Quando Pietro dovette lasciare Napoli per Roma, consacrò Aspreno vescovo, poiché nel frattempo la comunità cristiana era divenuta ampia e necessitava di un pastore. Aspreno, quindi, fece costruire un edificio di culto dal nome di Santa Maria del Principio, dove poi sarebbe sorta la Basilica di Santa Restituta e quindi il Duomo di Napoli. Aspreno fu il primo vescovo di Napoli, fu ricolmo d'amore verso i poveri e si dimostrò sempre disponibile verso qualsiasi persona, al di là del ceto e della condizione sociale. La sua guida pastorale durò circa 23 anni. Aspreno è stato il primo vescovo di questa città bellissima e molto poetica che è Napoli, ricca di tante belle tradizioni, una veramente più particolare e bella dell'altra. E proprio una di queste tradizioni vuole Sant'Aspreno come un efficace guaritore, in particolare contro il mal di testa. Allora vogliamo riscoprire questa opportunità che ci dà la Chiesa, che è quella di affidarci ai santi anche per piccole cose che possono essere banalità, ma è un modo per sentirci veramente più vicini in comunione con il regno dei cieli, con il regno celeste. Allora affidiamoci, perché no, proprio a Sant'Aspreno in quelle situazioni in cui un piccolo mal di testa ci dà noia. E lo preghiamo insieme. Sant'Aspreno, prega per noi.